uno dei pochi fast track presenti a Milano. Si trova a Villa Marelli e rappresenta un modello di integrazione tra la sanità ospedaliera e territoriale. A raccontarci l'esperienza di questo luogo, oggi impegnato nella campagna di diagnostica e cura del Covid, è Sonia Ribera, direttore dei servizi territoriali dell'azienda sociosanitaria del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. È un'esperienza abbastanza unica, diciamo, sul territorio metropolitano questo. E quindi la possibilità entro 48 ore, massimo in genere, 72 nei casi più complicati, di gestire tutta quanta gli aspetti diagnostici del paziente Covid dentro Villa Marelli, perché Villa Marelli ospita, oltre ai servizi ambulatoriali, dei servizi di diagnostica radiologica, di diagnostica laboratoristica. Abbiamo aperto anche un centro prelievi di recente, e la possibilità di effettuare anche indagini ecografiche polmonari, ecografiche cardiologiche, quindi la possibilità di esplorare veramente tutte le necessità dal punto di vista diagnostico dei pazienti che erano affetti da Covid-19. È stata un'esperienza importante che ci ha permesso di integrarci ancora di più con la cittadinanza e di stringere dei rapporti di collaborazione importanti con i medici di medicina generale, gioco forza, non di necessità, virtù, grazie a veramente l'intervento dei nostri infermieri di famiglia e di comunità, siamo riusciti a stringere dei rapporti più stretti, a farci conoscere, stringere dei rapporti anche fra questa direzione e i responsabili della rete dei medici di medicina generale del municipio 9. Abbiamo avuto l'opportunità di ristrutturare un'ala e di assegnarla ad un'aggregazione funzionale territoriale di medici di medicina generale, e questa scelta di collocare una serie di servizi in una logistica di prossimità dovrebbe essere poi funzionale a sviluppare dei percorsi di integrazione. Noi speriamo che, superato il periodo più acuto della pandemia, questa cosa sia possibile, si possa finalmente sviluppare tutti quei progetti di integrazione, non solo di collaborazione, ma di integrazione fra servizi, per farsi veramente carico della popolazione cronica e fragile di questo municipio, così come avevamo progettato nel 2019. Dai laboratori per i tamponi alla centrale di monitoraggio degli infermieri di famiglia, fino ad un nucleo USCA attivato alla fine di gennaio. Villa Marelli, già centro di eccellenza per la lotta alla tubercolosi, è oggi un punto di riferimento importante per la cura di patologie croniche, oltre che di gestione dei pazienti Covid non ospedalizzati. La centrale di monitoraggio, da quando è iniziato la propria attività, nel mese di novembre, si occupa di gestire i pazienti Covid segnalati da ATS Milano e dai medici di medicina generale a domicilio. Noi abbiamo aperto un ambulatorio dedicato in una zona separata, quindi con dei percorsi assolutamente protetti. Gli infermieri di famiglia ricevono la segnalazione dal medico di medicina generale oppure direttamente dalle liste specifiche inviate da ATS. Contattano il cittadino telefonicamente, effettuano una valutazione di quello che è anche lo stato clinico del cittadino e in base a questo decidono se basta un monitoraggio di tipo telefonico o seppure è necessario che il cittadino acceda all'ambulatorio fast track. Nell'ambulatorio fast track prestano servizio infettivologi e pneumologi, in questa seconda fase infettivologi, e abbiamo la possibilità di effettuare tutta la diagnostica strumentale necessaria a valutare il grado di compromissione respiratoria del paziente affetto da Covid-19. In ultima analisi abbiamo la campagna vaccinale contro il Covid-19 che ci ha visto, è l'ultima attività, diciamo, che ci ha visto grandemente impegnati, che impegna quasi a tempo pieno oggi i medici delle USCA e per gran parte il gruppo degli infermieri di famiglia, perché noi siamo riusciti a organizzarci, grazie anche ai rapporti di collaborazione che avevamo scritto antecedentemente, in maniera efficiente, e abbiamo vaccinato tutti gli over 80 del municipio 9 e una gran parte dei grandi disabili del municipio 9. Adesso verosimilmente riusciremo anche a iniziare tutta la campagna vaccinale sui fragili.